partecipare all'evento perché è importante da parte nostra mettere in contatto l'azienda con la comunità finanziaria. L'azienda vive di rapporti con gli investitori, a maggior ragione le società quotate, quindi è importante, al di là delle informazioni che noi diamo periodicamente con i bilanci, dare anche informazioni di periodo su quello che è l'andamento del business. Quindi l'iniziativa è un'iniziativa assolutamente lodevole, da replicare, magari anche all'estero, in modo che anche la comunità finanziaria internazionale ha modo di conoscere le realtà delle società italiane quotate. La strategia di crescita di Digi Group si baserà su tre piloni. Il primo, puntiamo sicuramente a una crescita organica. Il mercato del bio in Italia cresce del 5-10% l'anno e noi siamo in un contesto di duopolio di fatto. Digi Group è il co-leader italiano, è stata in grado nel corso degli anni di crescere lungo queste direttrici. La seconda strategia, il secondo filone di crescita sarà sicuramente l'iniziativa che è partita ieri, che è quella del retail. Noi siamo titolari del marchio Almaverde Bio per la distribuzione sul retail. Ieri abbiamo aperto il nostro primo punto vendita in Corso Sempione qui a Milano. Ne apriremo nel corso dei prossimi 3 anni una trentina, di cui all'incirca 25 in affiliazione. Riteniamo che questo filone possa portare un indotto di fatturato tra i 40 e i 50 milioni di euro addizionali. Il terzo filone che noi stiamo guardando è fare di Digi Group il polo aggregante della realtà italiana, praticamente del bio e del Made in Italy. Perché si partecipa ad un processo di crescita che è il mondo del bio in Italia. L'Italia è il primo produttore al mondo di prodotti bio e consuma ancora 30 euro pro capite rispetto alla Germania che ne consuma 90 e alla Francia che ne consuma all'incirca una sessantina. Quindi abbiamo un potenziale enorme di crescita, quindi è una storia di crescita ed è una storia anche di dividendi. Il 15 di maggio distribuiremo 20 centesimi ai nostri azionisti.